Grande Fratello VIP, i motivi dell'eliminazione di Maria Teresa Ruta. Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello VIP. Contro ogni aspettativa, è stata proprio lei a lasciare la casa contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga, entrambi entrati quando il gioco era già avviato. Dietro la sua eliminazione, però, si nascondono dei motivi ben precisi. Ecco quali sono. Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello VIP. Se inizialmente si credeva addirittura che la Ruta potesse vincere, o quantomeno raggiungere la finale, con il tempo molti fan si sono allontanati da lei fino ad arrivare alla sua eliminazione. Nelle ultime settimane Maria Teresa ha subito molti attacchi, in primis da Cristiano Malgioglio, che l'ha accusata di essere un'attrice e di aver messo in piedi una strategia sin dalle prime puntate. Allo stesso tempo la Gefina aveva parlato di un breve corteggiamento da parte di Francesco Baccini, avvenuto durante la settimana del Festival di Sanremo di 25 anni prima. Il cantante, poi ospitato al Grande Fratello VIP, ha raccontato una versione completamente diversa. Dopo l'eliminazione di Maria Teresa, la figlia Gwenda in studio si è molto alterata, scagliandosi contro Tommaso, Stefania e Cristiano Malgioglio, che ultimamente l'avevano attaccata e messa in cattiva luce. Al di là di questo, però, analizzando la situazione da vicino, emerge che nelle ultime settimane Maria Teresa aveva perso molti fan e sostenitori proprio a causa dei suoi comportamenti e non per via di ciò che dicevano gli altri. Infatti, in molti hanno iniziato a dubitare della sincerità della Ruta, che ha attaccato spesso molte persone, poi tirandosi indietro e sostenendo che si trattasse di una battuta. In più, in un dialogo con Dayan Mello, Maria Teresa aveva ammesso recentemente di inventare spesso delle cose per far scoppiare delle bombe e ravvivare così le dinamiche della casa. Tutto questo ha concorso alla sua eliminazione, ma non solo. Un altro dei motivi, probabilmente più concreti, per cui Maria Teresa Ruta ha abbandonato la casa è stato il suo allontanamento da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I fan di questi ultimi avevano infatti notato già da settimane alcuni atteggiamenti ambigui della Ruta. I sospetti sono aumentati ulteriormente quando Maria Teresa ha parlato male degli Zorzando, come sono stati battezzati sui social, anche se le clip non sono poi state mostrate. Già in occasione della festa brasiliana, Maria Teresa si era schierata contro Stefania, attirando le antipatie dei fan. Di conseguenza, i tantissimi sostenitori di Zorzi e della Orlando hanno smesso di sostenere Maria Teresa al televoto. La Gefina si è quindi trovata ad essere votata soltanto dai suoi fan e chiaramente questo non è bastato. In ogni caso, in molti hanno evidenziato che la Ruta non è mai stata particolarmente forte al televoto. Già una volta infatti aveva perso con Dayan Pierpaolo, anche se però all'epoca il televoto non era eliminatorio. Appare evidente che quindi molti abbiano cambiato idea su Maria Teresa Ruta e questo abbia portato alla sua eliminazione. L'assenza di sostegno da parte dei fan di Tommaso e Stefania, che l'avevano sempre votata in quanto amica della coppia, ha fatto il resto. Sono in molti però ad attendere delle spiegazioni sui comportamenti particolari della Ruta. Voi che cosa ne pensate? Maria Teresa meritava di uscire in questo televoto o avreste preferito vederla ancora nel programma? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.